All'interno del progetto europeo Replicate, Firenze, insieme a San Sebastian e Bristol, fanno parte delle Lighthouse City che hanno sperimentato questo progetto di irrigazione smart. Questo progetto ha vinto il premio Agenda Digitale 2019, un premio organizzato dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, e quindi già quella vetrina, quel palcoscenico, è stato utile per raccontare anche ad altri comuni d'Italia questa esperienza. La Direzione Ambiente può trarre un grande vantaggio dall'implementazione tecnologica, sia in termini di riduzione dei consumi di risorsa idrica che viene erogata sulla base delle effettive esigenze delle piante, che in modo indiretto, mediante una ottimizzazione o risparmio dei tempi che gli operatori devono dedicare ai controlli in campo. Abbiamo una piattaforma di Big Data che ci permette di appunto integrare queste informazioni per offrire servizi e informazioni alla Smart City Control Room della città di Firenze. È importante dare valore a questi dati, trovare un modo per creare valore per il pubblico, per i cittadini, per le imprese, ma anche per l'interno, quindi dar modo agli uffici di usare al meglio questi dati per supportare decisioni migliori e per migliorare i processi decisionali e i processi di gestione dei servizi pubblici. Questo è il primo progetto di sperimentazione dell'IoT all'interno dell'amministrazione del Comune di Firenze. Quindi la volontà dell'amministrazione è quella di testare questo progetto per poi valutare l'estensione anche in altri ambiti, quali l'ambiente, ovviamente, la mobilità, i parcheggi, la protezione civile e, perché no, anche il turismo.